Direttore, all'Esperia arriva Daniele Sepe. È un'icona, a tutti gli effetti. La spieghiamo un po' quest'icona, perché magari al grande pubblico potrebbe arrivare un'immagine diversa di quella che è Daniele Sepe. Certo, Daniele Sepe è un personaggio comunque che si muove nella scena jazz italiana e non solo, musicista assolutamente contaminato con una forte radice chiaramente jazz, varie contaminazioni che vanno dalla radice del jazz al contemporaneo più spinto, da Thelonious Monk a Frank Zappa. In effetti anche in questo progetto che Daniele sta portando in giro, appunto a note spiegate, sarà un excursus musicale in chiave jazz, appunto, che comprende da Thelonious Monk a Frank Zappa. Il progetto parte da un'idea di Daniele, appunto, alcune lezioni, diciamo, musicali che lui ha tenuto in quartieri difficili di Napoli, dai quali è venuta fuori appunto questa sua idea di riportare il jazz praticamente da quella che era, sdoganarlo un po' dall'idea di musica d'elite colta a una musica più prettamente popolare, insomma, dalle quali origini, insomma, deriva poi la musica jazz. Per cui da questo è venuto fuori appunto un disco, riarrangiando alcuni pezzi, semplificandoli, scarnificandoli per portarli al grande pubblico, e appunto da questo questo concerto che sarà all'Esperia di Bastia Umbra il 13 maggio alle ore 22. Non arriva solo, naturalmente. No, chiaramente arriva in quartetto con sassofoni, appunto, con Daniele Sepe, tastiere, basso e batteria.